Voltiamo pagina nell'ambito della campagna della RAI per l'AIRC che sostiene la ricerca sul cancro attraverso l'informazione. Siamo stati in una scuola di Bologna dove ai ragazzi vengono offerte importanti testimonianze e illustrati i corretti stili di vita. Il servizio di Nelson Bova. Quindi questo chi è? È uno scienziato. E questo invece? È un batterio. E come va a finire? E che vincono sempre i buoni e quindi vince lo scienziato. Io ho scelto di fare un disegno astratto che rappresenta la lotta tra noi e il cancro. Sono sicura che fra poco riusciremo ad uscire da questa caverna dove siamo adesso. Di questo incontro mi ha colpito molto che ho capito che in un prossimo futuro, non so se lontano o vicino, il cancro riuscirà ad essere curato. È un messaggio positivo di speranza, quello che i ricercatori dell'AIRC, l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, trasmettono ai ragazzi che incontrano nelle scuole dell'Emilia-Romagna. Qui, alla paritaria Maestre Pie della Dolorata a Bologna, c'è il ricercatore universitario Pierluigi Lollini, uno dei 50 che in regione l'AIRC finanzia per cercare una soluzione a questa terribile malattia. Se cominciamo a parlare di scienza, di ricerca e di far vedere quali sono poi le prospettive di applicazione pratica già nelle scuole, possiamo avere un maggiore interesse poi per tutta la carriera scientifica, cosa che in Italia è un pochino deficitaria. Abbiamo bisogno di più ricercatori. 4 milioni e 195 mila gli euro raccolti da AIRC nella sola Emilia-Romagna. Il grosso della ricerca viene quindi dalla gente, dai cittadini, ai quali viene anche chiesto di fare prevenzione. Quella dell'alimentazione e del fumo le sapevo tutte perché al telegiornale se ne parla molto. Quindi cosa non sapevi? E della chemioprevenzione, della prevenzione naturale e alimentare.